resti qui? No, 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 tu sei al centro, tu sei la protagonista. Beh, però tu coordini, quindi. Sì. Le faccio parlare da altre parti. Non vedo più. Però sì, sì, c'è. Buonasera. Buonasera e benvenuti a questo convegno, come è già stato detto alla senatrice Rauti, davvero molto importante sull'editoria, sulla propaganda di destra qui nella Biblioteca del Senato. Evidentemente non si è mai fatto prima, e quando si inaugura qualche cosa di nuovo, qualche cosa di mai fatto, evidentemente si è pionieri, e quando si è pionieri vuol dire che si ha un'idea, che si ha un sogno, che si ha una prospettiva e anche la capacità di realizzarla. E quindi posso dire che questo convegno è un convegno e soprattutto la mostra davvero storico, non solo perché riguarda dei periodi di storia passati, ma anche per l'importanza che ha e per le prospettive che costruisce. Siamo qui alla Biblioteca del Senato, che ovviamente ringraziamo, e gli interventi sono tanti, quindi saremo rapidi nei passaggi e anche rapidi negli interventi, ma esaustivi, visto che i nomi che interverranno sono dei nomi davvero eccezionali, a partire da Andrea De Pasquale, che è il direttore della Biblioteca Centrale Nazionale di Roma. Buonasera a tutti. Si sente, sì. Ringrazio innanzitutto gli organizzatori del convegno, la senatrice Rauti che è qui accanto a me, i colleghi della Biblioteca del Senato con cui collaboriamo da tanto tempo e diremo adesso anche in che occasione. La Biblioteca Nazionale Centrale è oggi qui per due importanti ragioni. Innanzitutto, per la generosità delle sorelle Rauti, che ringrazio, la biblioteca ha ricevuto recentemente in donazione l'archivio e la biblioteca di Pino Rauti, che sono stati catalogati, riordinati, inventariati e oggi sono a disposizione degli studiosi, ma sicuramente credo che a breve ne verrà fatta una presentazione del grande lavoro fatto che ha portato in tempi record a costituire un fondo così importante per la storia italiana e che il Ministero dei Beni Culturali ha dichiarato appunto bene culturale. Nella biblioteca di Pino Rauti e anche nell'archivio si trova testimonianza dell'attività editoriale e pubblicistica di Rauti e la sopravvivenza di numerose collezioni di periodici della destra italiana. Questa è la prima ragione. La seconda ragione è il fatto che la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma è stata fin dal 1908 individuata per legge come sede dell'Emeroteca Nazionale, costituita grazie alla legge del deposito legale che ordinava agli editori ora e un tempo ai tipografi di consegnare alla biblioteca una copia delle proprie pubblicazioni. Quindi un'antica tradizione, un antico legame tra la Biblioteca Nazionale Centrale e i periodici, le riviste, i giornali. Già infatti nel 1882 il direttore dell'epoca, Domenico Gnoli, il conte Gnoli, celebre poeta, aveva costituito, primo caso italiano, una sala di consultazione dedicata proprio alle riviste, dove venivano esposti i numeri più recenti di una grande quantità di periodici a libera consultazione, e tale sala venne poi successivamente potenziata dal suo successore Giuliano Bonazzi. In questi ultimi anni la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma si è data molto da fare nella valorizzazione di questo straordinario patrimonio di riviste e di periodici e di giornali, e ha ideato e realizzato l'Emeroteca Digitale Italiana, un progetto in progress di digitalizzazione che è stato condotto in una prima fase grazie alla partecipazione della biblioteca al progetto Google Books, Google Libri, che tutti conosciamo perché consultiamo sul
su internet, Google, nei libri digitalizzati, e di cui la Biblioteca Nazionale Centrale è stata capofila, coordinando la digitalizzazione di tutta Italia, che questo progetto, proprio per stimolo e iniziativa della Biblioteca Nazionale Centrale, ha portato alla scansione, alla digitalizzazione di tutti i periodici italiani più vecchi di 70 anni, quindi un patrimonio immenso. Poi questa campagna di digitalizzazione è proseguita, grazie a fondi propri, con la digitalizzazione di enormi quantità di bobine di microfilm. Un tempo la digitalizzazione non esisteva e i giornali delle biblioteche erano riprodotti attraverso campagne di microfilmatura. Con strumentazioni particolari stiamo sbobinando e digitalizzando i microfilm. Questa realizzazione, appunto, di questa campagna di digitalizzazione si avvale della preziosa collaborazione della Biblioteca del Senato, con cui la Biblioteca Nazionale ha stipulato una importante convenzione per arricchire insieme l'emeroteca nazionale con il patrimonio congiunto di entrambe le istituzioni. Quindi in questo ambito si sono così pianificate le attività che hanno riguardato le collezioni comuni, anche al fine di integrare eventuali lacune. Tra l'altro la biblioteca digitale, l'emeroteca nazionale della Biblioteca Nazionale, ormai ammonta la bellezza di 18 milioni di pagine, quindi una quantità incredibile realizzata in poco tempo. Con questa collaborazione, nell'ambito di queste attività, si è proceduto quindi a un censimento delle riviste della destra italiana. Si tratta, come avete visto, esposto, di materiale rarissimo, fragilissimo, con gravi problemi conservativi. Ci sono molte riviste in carta acida, in carta con alta componente di lignina, cioè i restauratori di fronte a certe cose esposte avrebbero potuto dire di tutto e di più dal punto di vista delle componenti materiche, conservate spesso in maniera lacunosa, che consentono però di ricostruire non solo un filone da sempre poco affrontato della storia italiana, ma anche un interessante spaccato della storia dell'editoria, uno dei miei temi, la storia del libro, la storia della tipografia italiana anche clandestina. Quindi un materiale veramente importante, che è da sempre stato trascurato, spesso scartato nelle nostre biblioteche, spesso accantonato, non catalogato volutamente, per cui tenuto in scatoloni e quindi solo recentemente riemerso. Permettetemi semplicemente di fare un rapido panorama di queste collezioni della Biblioteca Nazionale Centrale, citando Pino Rauti. Dopo la sconfitta del 45, la propaganda antifascista non cessava di martellarci. Si è mobilitato il mondo intero contro di noi, pensammo allora, vuol dire che siamo stati qualcosa di grande. E noi, che nel fascismo in fondo sapevamo poco, trovammo così l'orgoglio e la volontà di continuare. Da queste parole nasce la propaganda, la stampa periodica di destra. E l'esempio più antico è Italia e Civiltà, che la biblioteca possiede, siamo nel 44, stampato tra il gennaio e il giugno del 44, fondato da Barnocchini, fu pubblicata a Firenze durante l'occupazione nazista dall'8 gennaio al 17 giugno del 44. E poi il Tempo, la cui collezione è completa nella Biblioteca Nazionale, e che, come sapete, è stato fondato nel maggio del 44, sospeso dalle autorità alleate, ma soprattutto diventa famoso perché lancia la pubblicazione in esclusiva dei diari di Galeazzo Ciano. Ma per quanto riguarda la parte culturale è estremamente importante, perché il critico letterario che si occupava del settore cultura era Enrico Falqui, la cui biblioteca è confluita nella Biblioteca Nazionale, e la Biblioteca Nazionale possiede una sala intestata a Enrico Falqui, che è la sala delle collezioni letterarie del Novecento. Mi piace ancora citare L'Uomo Qualunque, anche questo ampiamente posseduto, legato al Fronte dell'Uomo Qualunque, un movimento e poi un partito politico italiano, sorto appunto intorno al giornale e fondato dal commediografo e giornalista Giannini. Mi interessa perché noi non pensiamo mai alla tiratura di queste riviste, di questi periodici. Quanti numeri mai saranno usciti? Qual è stata la diffusione? Pensate che
dell'Uomo Qualunque, il primo numero stampò 25.000 copie, si arriverà addirittura nel maggio del 45 a 850.000 copie, quindi una quantità incredibile. Lo scopo era quello di dare voce ed opinioni all'uomo della strada. Subito dopo la guerra, quindi dal 45 in poi, sorsero dal nulla decine di riviste di destra, come Rivolta Ideale, Rosso e Nero, Rataplan, Fracassa e moltissime altre, i cui direttori parteciparono alle riunioni preparatorie per la costituzione del Movimento Sociale Italiano. E, voglio citare semplicemente la Rivolta Ideale, settimanale politico-artistico-letterario, che è il primo giornale della destra romana, giornale del Fronte dell'Italiano, fondato il 26 dicembre del 46, il primo concreto punto di ritrovo dei resti, di quei resti della Repubblica Sociale che attendevano con insofferenza il momento di ritorno alla vita politica attiva. Anche questa rivista, in una nota del 50, attraverso questa nota del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, sappiamo che aveva un'ampia diffusione, ben 14.500 copie a numero, quindi parecchio. E poi Rosso e Nero, che diventa il portavoce di una generazione nata tra il 1910 e il 1920, che portatrice di una volontà di rivoluzione per l'avvento di un mondo socialmente migliore, cito una frase della rivista. E Rataplan, che giornale degli italiani, vuole riprendere, sempre cito, lo spirito patrio. Quindi, e poi a seguire Fracassa, Brancaleone, il giornale della destra vicino alla Democrazia Cristiana, e poi tutte le riviste, i giornali a cui collabora Pino Rauti, a cominciare dalla Sfida, nata inizialmente come bollettino interno del raggruppamento giovanile studenti e lavoratori, come si chiamava a partire dal 47 il movimento dei giovani del Movimento Sociale Italiano. E questa rivista venne fondata dal ventunenne Enzo Erra insieme a Pino Rauti e a Gigio Sterpa il 1 gennaio del 48. Subito dopo il congresso di Napoli ci furono diverse polemiche con la rivista Architrave, organo ufficiale della sinistra missina, che anche questa è conservata dalla Biblioteca Nazionale, il quale accusava la rivista accusava i giovani della Sfida di professare l'isolamento politico. E quindi a seguire Asso di Bastoni, settimanale satirico anticanagliesco, Asso di Spade, Imperium, di cui l'archivio Rauti conserva alcuni numeri, una rivista rarissima, pubblicata solo in 4 numeri perché venne sospesa nel dicembre del 50 per l'arresto di Rauti, De Perini, Luci Chiarissi, Serpieri, Brandi, Pozzo e Erra, perché accusati di far parte dei nuovi FAR. In realtà poi dall'inchiesta non emerse praticamente nulla. E comunque la rivista è veramente rara e siamo orgogliosi di possederla in quelle poche copie. Mi fa ancora piacere, e chiudo, citare l'ultima iniziativa della biblioteca in relazione al Secolo, un quotidiano per gli italiani, a partire dal 52, e che poi diventa il Secolo d'Italia, anno 1, numero 20, giugno del 52, che appunto nasce come quotidiano vicino alla destra e dal 63 diventa organo ufficiale del Movimento Sociale. Perché? Perché appunto proprio da oggi, e l'abbiamo voluto tenere proprio così, sospeso per il convegno, da oggi, grazie anche alla collaborazione del Senato, è stato possibile completare la digitalizzazione di tutta la raccolta del Secolo, integrando le collezioni della Biblioteca Nazionale con le collezioni della Biblioteca del Senato e ricostruendo quindi virtualmente tutta l'edizione del Secolo d'Italia. Come sapete il Secolo è nato appunto, abbiamo detto, nel 52, quindi sarebbe sotto diritti e quindi la consultazione, che è libera, è solo possibile presso la Biblioteca Nazionale, che ha allestito delle postazioni proprio per la lettura
dei periodici pur digitalizzati, ma ancora non a libero accesso. Quindi proprio da oggi la nostra emeroteca nazionale si arricchisce con questa collezione della digitale del secolo, e magari con l'accordo della direzione sarà possibile, con una liberatoria, renderla accessibile sulla rete. Ecco, tutto ciò per dirvi come la biblioteca prosegue questa attività di valorizzazione delle collezioni di periodici e giornali. È sicuramente un capitolo ancora sconosciuto, veramente inedito e spesso di difficile ricostruzione, riguarda proprio i periodici e i giornali della destra, e chissà mai, grazie anche all'archivio Ratti, sarà possibile in prospettiva creare una sottoteca dedicata proprio a questa così particolare e importante produzione documentaria. Vi ringrazio. Grazie al direttore della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma. Lascio la parola al padrone di casa, il responsabile della Biblioteca del Senato, Giovanni Spadolini, Francesco Pappalardo. Mi ero iscritto ai saluti istituzionali e poi sono finito inopinatamente tra i relatori. Quindi ho pensato di approfittare di questa natura anfibia per fare due interventi, uno come direttore e uno come relatore, ma ovviamente saranno brevissimi e congiunti tra di loro. La relazione quasi esauriente, dico quasi perché so che era più lunga e quindi è stata abbreviata per questioni di tempo, poi leggerò con piacere la versione integrale di chi mi ha preceduto, mi esime dall'entrare in particolari tecnici, mi sembra sia stato abbastanza convincente sulla natura dei giornali e del materiale esposto. Come responsabile della biblioteca sono lieto di accogliervi. Abbiamo accolto come amministrazione l'invito e il suggerimento della senatrice Rauti, che ha collaborato molto pazientemente con noi. Quindi abbiamo allestito sia il materiale giù in sala e contemporaneamente abbiamo preparato questo convegno. Per quanto riguarda il materiale esposto in sala, che come sapete fa parte sia della Biblioteca del Senato, sia della Biblioteca Sorella, anzi cugina, non esagererei, della Camera dei Deputati e poi della Biblioteca Nazionale, riguarda soprattutto non tanto la propaganda, che non fa parte del materiale istituzionale raccolto e che ci è stato fornito dalla cortesia della senatrice Rauti, ma soprattutto la stampa, l'editoria, in particolare i giornali. Abbiamo anche dato il nostro contributo per quanto riguarda l'allestimento logistico. Non so se è stato di vostro gradimento giù nella sala, avrete visto la sistemazione delle bacheche, sempre sul suggerimento della senatrice Rauti, che amichevolmente e molto con grande attenzione ha collaborato con noi e ha dato i suggerimenti giusti per poter fare un'esposizione degna di tal nome. Abbiamo anche organizzato per parte nostra, per la parte logistica, questo convegno, il cui successo quantitativo evidentemente non è merito nostro, ma merito di chi l'ha organizzato. Detto questo, mi tolgo il cappellino di direttore e parlo come relatore, provando a portare il mio contributo a questo piccolo convegno. Ho letto il titolo, Stampa e propaganda della destra italiana. Di stampa e propaganda è già stato detto qualche cosa. Mi sono interrogato sulla natura di destra. La senatrice Rauti, prima, inaugurando la mostra, ha detto che tanti esimi studiosi hanno litigato su che cosa sia la destra e ovviamente non hanno trovato un accordo, anche perché da tempo la destra è divisa in tante destre. E pertanto provo a ragionare. Innanzitutto io ritengo che questi momenti qui debbano essere senz'altro rievocativi, quindi il momento del ricordo e della memoria per chi c'era. Qualcuno può dire io c'ero, e quindi vedere questo materiale esposto nelle bacheche può essere interessante e anche emotivamente coinvolgente. Tutti quanti hanno fatto la storia di quelle riviste, qualcuno oggi è presente, si sente coinvolto in questo momento rievocativo. C'è il momento celebrativo, come diceva la senatrice Rauti, già mostre di questo tipo non se ne sono fatte molte, ma fatta in una sede istituzionale con la collaborazione di istituzioni mi sembra che sia la prima volta e che abbia un significato particolare, e come tale possa essere considerata anche una celebrazione, la celebrazione di chi
passati determinati anni, adesso può vedere con soddisfazione il proprio materiale esposto in queste sedi. Immagino però, o almeno io penso, che queste occasioni debbano essere anche propositive, perché sì, la memoria può essere utile, è tanto bello quando guardiamo le foto, che so, delle nostre famiglie, i nostri cari, ricordare il vecchio nonno, la vecchia nonna, però poi vogliamo anche trarre insegnamento da quello che ha fatto il nonno. Per cui queste occasioni sono utili se non si limitano a rievocare, ma servono anche a riflettere sugli argomenti. Ora, non mi fermo su cose da destra, perché altrimenti litigherei con tutti e non raggiungerei nessun risultato. Però, da piccolo studioso di materie storiche, mentale, quindi senza l'insegnamento storico. Ora, secondo me no, il termine destra, a differenza tra destra e sinistra, nasce sicuramente da quel grande evento epocale che è la Rivoluzione Francese, vero spartiacque della nostra storia moderna. È lì, come sappiamo un po' tutti, che i difensori del re nell'Assemblea Nazionale, o meglio i difensori del diritto di veto del re, sinistra non lo so, probabilmente i ministri non evoca niente di positivo, un individuo sinistro non fa venire in mente immagini edulcoranti, mentre il termine destreggiarsi o addestrarsi fa venire in mente belle cose. Quindi vuol dire che c'è nell'immaginario popolare un qualcosa che spiega questa divisione qui. Ma al di là di questa rievocazione, destra e sinistra si qualificavano anche per i contenuti. Cioè la destra, che era una sola, era quella che difendeva il re e quindi la tradizione con la T maiuscola e quindi i principi fondamentali, le leggi fondamentali del Regno di Francia, quindi dicevo la tradizione, ma anche il trono e l'altare, quindi era ancorata a realtà oggettive, così come la sinistra era ovviamente il contrario di ciò. Nel tempo, col trasbordo ideologico che è seguito a questi avvenimenti nei secoli, destra e sinistra hanno perso parzialmente il loro significato, per cui abbiamo avuto la moltiplicazione delle destre e qualche destra, a mio avviso, qualche volta assomiglia anche alla sinistra. Ora, lo stesso fascismo, senza entrare assolutamente in un giudizio, non è stato altro che un fascio, cioè un aggregarsi delle realtà disomogenee, in cui si andava dalla destra ad altre destre che erano più vicine alla sinistra. Questo semplicemente per dire che oggigiorno purtroppo si è perso l'oggettività del significato della destra. Ciò detto però, appunto per guardare indietro per poi andare avanti, un piccolo contributo lo vorrei portare su come oggi la destra, quella che io immagino come destra, dovrebbe comportarsi. Ho seguito con attenzione il cosiddetto incontro dei nazionalconservatori, quello God, Honor e Country, che qualcuno di voi avrà seguito, che si è tenuto nei giorni scorsi al Plaza, qui a Roma. La convention ha offerto un modello, ce ne sono tanti di modelli, abbiamo visto di destra, ha offerto un modello particolare che emerge già dalla figura dei due celebrati, soprattutto in quel convegno, cioè Ronald Reagan e Giovanni Paolo II. Quindi un aggancio, in qualche modo, al liberal conservatorismo, per usare parole difficili, di stampo anglosassone. Ho seguito in particolare autori intellettuali che sono intervenuti, come Azon e Rod Dreher, e politici come Orbán, Marion Maréchal e ovviamente Giorgia Meloni. Io penso che da quel dibattito qualche cosa si può trarre che può essere utile per l'azione della destra in Italia. Ritengo che la cosiddetta ondata sovranista, il termine non mi piace, però perché si presta di equivoci e ho utilizzato anche con malizia da qualcuno per bollare un determinato fenomeno, per guidare l'ondata cosiddetta sovranista che è presente in Europa, ci si debba comunque richiamare a questa specie di conservatorismo che ha i suoi predecessori in Reagan e nella Thatcher e continua ancora oggi, con tutti i limiti del caso, con Trump e Boris Johnson, ma soprattutto facendo riferimento a figure ideali quali Hayek, Friedman e perché no lo stesso Roger Scruton, scomparso poche settimane fa. Di conseguenza io penso, è il mio piccolo contributo, che i governi di destra, vincenti o che aspirano a vincere in Europa, non possono essere statalisti, né possono adottare versioni anticapitaliste, antiumaniste, proprie di un certo ambientalismo che oggi va per la maggiore. Simmetricamente io penso che nessun governo di destra dovrebbe sposare un'idea radicale e nichilista dei cosiddetti diritti civili. Cioè, una destra che voglia essere oggettiva dovrebbe incaricarsi di una difesa intransigente della vita e della famiglia,
garantire la continuità storico-culturale tra le generazioni e soprattutto evitare le derive relativistiche, che altrimenti farebbero sì che le destre diventassero molte anche contrapposte tra di loro. E poi soprattutto, una sorta di appello ai responsabili, io che non sono un addetto ai lavori, non basta una strategia di comunicazione digitale, che oggi pure è necessaria. Bisogna puntare, e questo se ne parla da decenni e poi viene fatto in maniera non continua, bisogna puntare sulla formazione culturale delle future élite dirigenti. Era Giovanni Paolo II che nel 1984, parlando al Collegio Borromaico di Pavia, diceva: non bisogna rinunciare a formare sui tempi lunghi classi dirigenti. Bisogna avere la pazienza non del politico che deve essere eletto ogni volta, ma dello statista o dell'aspirante statista che ha davanti a sé l'idea di preparare nei 20, nei 30, nei 40 anni delle classi dirigenti che possono essere all'altezza della situazione se una volta si giunga al governo, quindi partendo soprattutto dal basso e dalla dimensione locale. La pura tecnica politica, io ritengo, non ritengo io, non è sufficiente, perché in tutto l'Occidente è in atto uno scontro che è soprattutto ideologico e culturale, quindi non si può ignorare l'elemento culturale, in cui una delle due parti ha il controllo in buona parte di tutta la cultura di massa e quindi impone la propria egemonia anche a livello psicologico, di cui spesso anche la destra è succube. Non mancano assolutamente in Italia associazioni, circoli culturali, case editrici, siti internet, social, che producono idee e promuovono ricerche, in cui ci sono tanti giovani e giovanissimi, i quali sono informati, appassionati e colti, e quindi le loro aspirazioni non possono essere lasciate ed abbandonate, perché altrimenti si rivolgeranno da un'altra parte. Io penso che i vertici dei partiti di centrodestra hanno il dovere di assumersi la responsabilità di collegare tra di loro questi soggetti, per non farsi risucchiare o emarginare dalla cultura egemone, altrimenti ogni volta che si vinceranno le elezioni si perderà comunque il controllo della società. Scusate l'impertinenza e tanti saluti e buon lavoro. È arrivato il vicepresidente del Senato della Repubblica, il senatore Ignazio La Russa, a cui chiediamo di intervenire. Come vuoi, riprendere un attimo. Ecco. Va bene, allora. Allora, prima dell'intervento del senatore e degli altri senatori che ci raggiungeranno dall'Aula e dai parlamentari, gli onorevoli, un altro inquadramento storico. Ovviamente dobbiamo essere contingentati con i tempi e quindi invito a prendere la parola il professore docente universitario, nonché membro della Fondazione Ugo Spirito Renzo De Felice, il professor Andrea Ungari. Mi metti il cavaliere sul podio? Buonasera a tutti, benvenuti. Innanzitutto volevo ringraziare gli organizzatori e in particolar modo l'amica Isabella Raudi non solo per avermi invitato a parlare, ma soprattutto per aver allestito questa mostra. E concordo con quanto è stato detto prima nella sala in cui è stata inaugurata la mostra, ma anche con quanto è stato detto in questi momenti sull'importanza della mostra e sull'importanza di una mostra sulle riviste e sulla propaganda. E parto da una polemica che in qualche maniera caratterizzò, diciamo, tra la fine degli anni 80 e i primi anni 90, due grossi intellettuali italiani che erano da una parte Renzo De Felice, noto storico del fascismo, e Norberto Bobbio. E il tema della discussione, che è un tema di discussione abbastanza pesante da un punto di vista
del confronto dialettico tra questi due illustri pensatori era l'accusa di Bobbio che la destra, cioè, segnatamente il fascismo, non aveva prodotto cultura. Ed era questa una delle cose che De Felice aveva sempre in qualche maniera rigettato, manifestando invece tutto il sostegno che invece durante il ventennio era stato dato alla cultura attraverso tutta una serie di manifestazioni, organizzazioni, ma anche attraverso tutta una serie anche là di riviste. Cioè, se uno dovesse fare la storia del fascismo potrebbe fare anche una storia delle sue riviste, anche perché molti poi di quelli che diventeranno personaggi eminenti del regime, gerarchi per usare questo termine, erano proprio dei giornalisti, quindi in qualche maniera questo connotato è sempre stato molto dentro all'esperienza fascista. Parto da questa polemica, che ovviamente si fermò solamente al fascismo, per ritornare a quanto stava dicendo prima Isabella Raudi nell'inaugurazione della mostra. Questa mostra dimostra la vivacità del dibattito culturale che c'è a destra sin dal 1944-45. Ovviamente i fogli, è stato ricordato dal direttore della biblioteca, sono spesso laceri, sono fatti di carta del periodo bellico, quindi che si sgretola a volte in mano, ma sono un dibattito, sono una miriade di fogli, quindi non bisogna scusarsi se non è così completa, ma sono tantissimi fogli che si producono a destra, che rispondono a tutta una serie di motivazioni. Innanzitutto rispondono alla, diceva il direttore della biblioteca del Senato, alle varie anime della destra, perché come il fascismo non era stato una costruzione politica unitaria, e qua ci è voluto anni, decenni di indagine storiografica anche da parte della De Felice per in qualche maniera confutare questa visione un po' della storiografia marxista di un fascismo come un monolite ideologico. Quindi come il fascismo era stato sostanzialmente un fenomeno polietrico con molte anime, con molte sfaccettature, in realtà anche il dibattito e anche all'interno del Movimento Sociale Italiano, nonostante che fosse un partito insomma, che viaggiava nel 48 sul 2,5-3%, poi ci avrà un esplan nel 53, quindi un partito comunque sempre ai margini per tanti motivi dell'Italia della Prima Repubblica, a partire dal 60 in maniera drammatica, oserei dire. Però all'interno del Movimento Sociale Italiano c'erano tantissime anime e molte di queste anime avevano poi una rispondenza dal punto di vista delle riviste, quindi c'erano dei giornali che erano tipicamente della segreteria del partito, come Ordine Sociale, come Lotta Politica, soprattutto Lotta Politica che era l'organo in quegli anni del Movimento Sociale Italiano. C'erano giornali che invece guardavano con più attenzione al dialogo col mondo cattolico. In questo caso, per esempio, c'è l'esperienza di Carlo Pelverelli e del Conciliatore. C'è la sinistra del partito, che in qualche maniera si coagula intorno a Ernesto Massi del nazionalismo sociale. C'è tutta una corrente sindacalista, Pagine Libere di Vito Pannunzio. Ci sono tutta una serie di anime. C'è il gruppo che si va a coalizzare intorno alle figure che sono state prima ricordate, quella ovviamente di Raudi, di Siena e di altri, che in qualche maniera riprendevano anche la speculazione filosofica di Evola, che ha in quegli anni un certo peso all'interno di questo gruppo, che è il gruppo di Ordine Nuovo, che è un gruppo che in qualche maniera parteciperà e che era insomma guidato poi da un certo punto in poi in maniera più diretta, più netta da Pino Raudi, che in qualche maniera avrà un rapporto contraddittorio con la direzione del partito, uscirà dal partito nel 56, ci tornerà solamente nel 69 nel momento in cui si inaugura la nuova segreteria di Almirante. Quindi in qualche maniera tutte queste riviste rappresentano le varie sfaccettature che animano nel Movimento Sociale Italiano, alcune portando avanti una propria linea, cioè tutte le riviste per esempio che videro, non lo dico perché è presente ma ne parlavamo a suo tempo, tutte le riviste guidate da Pino Raudi in realtà avevano una speculazione, una visione del mondo molto, molto marcata, molto, molto evidente, che poi si ripercuote in tutta una serie di riviste successive, insomma, guidate da lui o nel quale lui ha collaborato, compreso Imperium, ma poi sarà anche Linea, insomma tutta una serie di riviste, sono tantissime, in cui c'è una visione, che è una visione in quella fase molto, molto anti-americana, molto anticapitalista, insomma, che però, se vogliamo, è per certi versi anche moderna. Insomma, se noi vediamo la prima edizione di Linea, è una rivista in cui si dibatte molto sui temi dell'ecologia, sui temi della tecnologia, delle forze armate. È un dibattito che, nonostante poi questa immagine stereotipata che sarà spesso data
da certa storiografia ma anche da certa pubblicistica, in realtà il dibattito interno al partito è un dibattito molto vivo, e questo non solo, come si può immaginare, negli anni 70, quando c'è una forte attivazione politica da parte di tutta la società italiana, quindi insomma non è solamente in quella fase in cui il partito è attivo, ma anche nella fase immediatamente successiva alla Seconda Guerra Mondiale c'è un dibattito, che è un dibattito molto spesso di carattere politico contingente. Quindi è chiaro che c'è un clima reducistico, è chiaro che si insiste, si ricordava prima il raggruppamento giovanile, cioè il raggruppamento giovanile del MIS era guidato fino al 1951 da un reduce della campagna d'Africa, che era tra l'altro una persona molto, un combattente, che era Roberto Mioville, che morì in un incidente a Latina, ma che dirigeva il raggruppamento giovanile missino. Quindi è chiaro che all'interno di questi giornali c'è una forte carica reducistica, c'è una forte, se vogliamo, sentimento per esempio anti-inglese, cioè ci sono tutta una serie di tematiche che sono tipiche di una comunità che per certi versi si sente sconfitta. Ma dall'altra parte ci sono invece tutta una serie di riviste e di giornali che invece cercano di dialogare, anche perché, tenete presente, questo lo dico insomma, per chiarire alcuni aspetti, che tutta la fase che va sostanzialmente dal 48 fino al 1960, la linea politica del Movimento Sociale Italiano è quella di un costante dialogo con la Democrazia Cristiana. C'è un tentativo di dialogare, di entrare all'interno delle coalizioni governative, che si interrompe solamente con il governo D'Ambroni e con gli incidenti di Genova del 1960. Quindi poi la vera fase di ghettizzazione del partito, e quindi anche poi della cultura di destra, avviene nella fase che va dal 60 fino al crollo della Prima Repubblica. Ecco, nel corso degli anni 50 invece molte delle riviste che sorgono in quella fase, appunto, che puntano al dialogo col mondo cattolico, oppure che cercano di radunare tutte le varie anime della destra, perché insomma in questo Adriano Romualdi, insomma, anche lui è una delle figure forti della storia del Movimento Sociale Italiano, morto prematuramente, insomma, cercò di radunare tutte queste anime della destra. Come diceva il direttore, le anime sono state sempre molteplici, a volte irriducibilmente in contrasto e in lotta, non solo per la guida del partito, ma proprio da un punto di vista ideologico, no? Quindi, insomma, io credo che la mostra, di quello di cui stiamo parlando e di cui si parlerà, dimostrerà proprio questo. C'ho il tempo, Emanuele. Dimostrerà proprio questo. Quindi un'effervescenza del dibattito che negli anni 70 vede, insomma, riviste molto, molto, molto importanti e molto significative. Eowyn è stata ricordata prima, insomma, una difesa dell'emancipazione femminile senza essere femminista. Insomma, la voce della Fogna, di cui c'era una copia nella biblioteca, è un elemento veramente innovativo all'interno della destra italiana, che si richiama alla nouvelle droite francese, che era poi insomma il frutto di uno dei teorici più significativi di quegli anni, che è Marco Tartchi, che poi fu espulso dal partito nel 1981. Ecco, insomma, questa panoramica che ho cercato di dare molto brevemente, ma che sarà data anche da chi mi ha preceduto e che è contenuta nella mostra, che chi non è andato invito a vedere, dimostra un po' questa effervescenza. Chiudo semplicemente su una cosa, perché quanto ha influito questo dibattito culturale sulla direzione del partito? Ecco, questo è un tema che si apre se questa effervescenza è stata veramente efficace nell'orientare la direzione del partito, soprattutto nella fase almirantiana. Ecco, io credo che Almirante fosse una persona molto intelligente e che lasciasse sfogare soprattutto i giovani a livello di dibattito ideologico nelle riviste, perché sapeva bene che questo dibattito, per quanto effervescente e per quanto per certi versi avrebbe potuto essere utile al partito, non poteva in qualche maniera intaccare la gestione, la direzione che in quel momento Almirante aveva deciso, anche perché c'è questa gestione che insomma dal punto di vista storiografico viene indicata come il cesarismo almirantiano, in cui c'è un controllo del partito fortissimo, quindi era difficile che un dibattito giovanile potesse in qualche maniera intaccare la strategia almirantiana di quegli anni, degli anni 70, insomma la grande destra, l'idea del fronte articolato anticomunista e della destra nazionale. Chiudo veramente dicendo il confronto con oggi, e su questo sono d'accordo col direttore della biblioteca. È vero, siamo di fronte a una comunicazione di carattere digitale, però con i tweet, con la comunicazione digitale, si può fare una campagna dal punto di vista elettoralistico. Si può, scusatemi l'espressione, conquistare il potere. Poi, una volta conquistato il potere, bisogna, questo vale per tutti, non vale solamente per la destra, bisogna governare. Allora poi, quando bisogna governare, poi forse è il caso che questo dibattito, questi contributi che in qualche maniera possono provenire da riviste che purtroppo oggi
sono molto scarse nell'area. Ebbene, questo dibattito in realtà può essere utile per, insomma, poi passare dalla fase di vincita della competizione elettorale ad una fase successiva. Ecco, molto spesso in questi anni, non tanto per il partito che oggi rappresenta la destra, ma insomma se pensiamo agli anni berlusconiani, ecco, forse c'è stato più una capacità di vincere le elezioni piuttosto che poi di governare e di contrastare una egemonia culturale che è chiaramente di sinistra, aggiungerei che è catto comunista in questo paese, che alla fine, come ben sapete, è maggioritaria e di fronte alla quale effettivamente si è poco cercato di opporre una cultura diversa, altra, che in qualche maniera uscisse da una sorta di ghetto e anche di autoghettizzazione, quindi affrontando temi più ampi, più vasti, anche europei, confrontandosi con tematiche che sono molto vaste e che non rientrano solo in dibattiti politici interni. Ecco, l'auspicio è che in futuro questa vivacità di queste riviste degli anni passati ritorni ad animare il dibattito politico interno della destra italiana. Grazie al professor Ungari, salutiamo la senatrice Santanchè, il senatore Nastri, il senatore Ruspandini, il senatore Calandrini per averci raggiunto. E uno degli autori collaboratori di questa mostra, contributori di questa mostra, è anche un animatore culturale di riviste attuali e non soltanto, cioè l'editore di Eclettica, Alessandro Amorese. Grazie, buonasera. Intanto grazie Isabella per questo splendido evento. Beh, la mostra, inizio con una battuta dal direttore Pappalardo, dimostra un po' il contrario, nel senso che dimostra semmai un mondo che è un unicum, cioè la destra politica italiana è un unicum nel mondo culturale, politico, europeo e mondiale, e descrive semmai un ambiente dove a Reagan veniva contrapposto Giovanni Paolo II, dove si descriveva una terza via, no? Politica e culturale, perché si pensava che sia il liberalismo, anzi il liberismo, che il marxismo avessero fallito. Da qui la terza via di un interesse nazionale e semmai dopo di una Europa-nazione. Quindi dobbiamo, secondo me, pensare soprattutto, quando si parla della destra italiana, a un soggetto molto molto ben definito e diverso sicuramente per esempio dalla destra anglosassone. E un conto credo sia Roger Scruton, un contro siano Friedman e altri, ma questo così tanto per vivacizzare un po' il dibattito, perché questa mostra descrive tante cose, intanto degli uomini, perché dietro l'inchiostro, dietro le testate ci sono gli uomini, e a me sono venuti in mente alcuni di questi personaggi, perché da alcune di queste riviste ci sono fior fior di giornalisti che hanno iniziato una carriera. Cioè, mi viene in mente Piero Buscaroli, uno dei più grandi musicologi italiani ed europei, che ha iniziato insomma a farsi le ossa sul Nazionale, su di Grai e su altre riviste. Mi viene in mente Pier Francesco Pingitore, che ha iniziato scrivendo su Continuità, una rivista del Fuan Caravella, e poi sappiamo cosa ha fondato, Il Bagaglino e tante altre belle cose. Ma insomma giù c'è la rivista che faceva Teodoro Bontempo, l'Alternativa, quando era segretario del Fronte della Gioventù Romano. Beh, ci vedete sia graficamente che come pezzi un cantautore Caputo, che poi ha fatto un altro tipo di strada, ma insomma nel CDA della Rai abbiamo Giampaolo Rossi, che vedo Federico Mollicone, insomma insieme facevano quel grande esperimento politico, culturale, ma anche grafico e di grande impatto, che fu Morbillo. Penso a Stefano Mensurati, tanto per rimanere sulla Rai, che scriveva su Dissenso ci scriveva Abodi, che è stato per 7 anni presidente della Lega Serie B. E il mio centro studi sta per organizzare un convegno, perché poi ci sono gli scrittori, ma ci sono anche gli editori, su Giovanni Volpi. Cioè, noi non possiamo dimenticare Giovanni Volpe, che non era solo editore, non che sia una cosa di secondo livello, cioè un personaggio che era archeologo, un personaggio che era agricoltore, un personaggio che era ingegnere, e che rischiamo insomma di dimenticarlo, e non va bene. E poi riviste che erano un congresso permanente,
Cioè io penso all'Eco della Versilia, tanto perché sono toscano, ma penso a Linea, penso a tanti altri, tanti altri contenitori dove certo non, i missini non se la mandavano a dire, no? Io ricordo una litigata numero dopo numero sull'Eco della Versilia tra Pisanò e Nicolai, due grandissimi amici, che però si confrontavano animosamente su cosa doveva essere MSI negli anni 80. Strumenti di corrente, evidentemente, giù, e ringrazio Isabella per avermi fatto contribuire a questa mostra, giù abbiamo la Piazza d'Italia che pochi conoscono, ma se uno va a leggere quello che scrive Almirante e De Marzo, insomma, e tutto quell'ambiente negli anni 60, troviamo poi tutto quello che è successo nell'Italia dell'oggi. Quindi un grande dibattito, una grande effervescenza culturale, una grande palestra, ma poi soprattutto delle riviste che superano quella spada di Damocle che è stata la legge Scelba, no? Perché poi ci sono le riviste, c'è il sangue, ci sono la galera. C'è la galera, mi viene in mente personaggio, visto che è stato citato già più volte, l'Asso di Bastoni. Mezza redazione a un certo punto è in galera. E Caporilli, per apologia e altre cose, siamo negli anni 50, Caporilli riesce a passare i pizzini a una guardia giurata che in qualche modo era un amico e riesce poi a far arrivare questi pizzini come, diciamo, indici dei numeri dell'Asso di Bastoni con redazione quasi tutta in carcere. E poi i grandi dibattiti su situazioni ancora attuali, insomma, io non voglio arrivare a parlare di gentiliani evoliani, socializzatori corporativisti, figli del sole, visi pallidi, eccetera, però questa cosa va raccontata, perché sennò vediamo delle riviste, vediamo dei bellissimi titoli, vediamo delle bellissime testate, ma dobbiamo ricordare che questa destra italiana, quindi ripeto l'unicum che descrivo all'inizio, è stata una palestra culturale immensa, dalla quale uscivano spesso linee diverse, ma spesso si faceva anche sintesi. E arrivo alla conclusione. C'è una rivista che ci dice tanto dell'attualità, che è la rivista degli studi corporativi, di Gaetano Rasi, Massi e tanti altri. Io credo che questa rivista vada letta con gli occhi anche del 2020, perché ci dice cosa questa destra italiana deve fare. Deve continuare ad essere interclassista, deve parlare all'imprenditore come agli operai, deve parlare agli agricoltori come a coloro che pensano che l'ambiente sia una cosa e l'ecologia sia un'altra. Noi abbiamo sempre parlato di ecologia e poi semmai di ambientalismo. Quindi una destra che pensi all'interesse nazionale in primis, una destra che, credo poterlo dire tranquillamente, non vuole chiudere l'Ilva e pensa che coloro che dicono che gli operai dell'Ilva, ex Ilva, debbano riconsiderarsi come coltivatore di cosse sia, diciamo così, un male da estirpare politicamente parlando. E poi c'è il mondo giovanile, che mi sta molto a cuore, avendo io scritto libri e venendo da quell'esperienza. Il mondo giovanile dimostra tutta un'altra galassia da raccontare. Quest'anno sono 70 anni dalla nascita del FUAN, sono 70 anni dalla nascita della Giovane Italia. Sono due movimenti che nel loro parallelismo, nelle loro sfaccettature diverse, molto diverse tra di loro, erano fino agli anni 60 movimenti egemoni. E allora cosa ci dice questa mossa, cosa ci dice l'intendimento della maggior parte di coloro che facevano queste riviste? Avevano ben chiaro dove andasse la cultura in Italia, quindi a quello che ancora oggi ci dice la cultura in Italia, no? Perché noi vediamo che addirittura Norma Cossetto è una presunta martire delle foibe e alcuni giornalisti riprendono una visione delle foibe che è ormai ridicola, che tutti sanno qual è la storia, cosa è successo sul confine orientale. Ecco, allora non si parlava di foibe, evidentemente, perché l'egemonia culturale era solo ed esclusivamente da una parte. Queste riviste, questi centri studi, questi congressi permanenti nascono anche per questo, come una volontà controegemonica. E oggi questo deve fare la destra italiana, lo sta iniziando a fare, perché c'è un fermento culturale, editoriale, molto molto vasto. Ecco, la destra italiana deve prendere spunto da questa mostra, fare sintesi, fare rete, e questa egemonia culturale prima o poi, e credo che ne saremo, siamo molto vicini, finirà.
Grazie ad Alessandro Amorese. Lasciamo la parola al Vicepresidente del Senato della Repubblica, il Senatore Ignazio La Russa. Il mio è solo un saluto, naturalmente. Un saluto e un ringraziamento. Ringraziamento prima di tutto a Isabella, ma anche alla biblioteca, per questa mostra che colma un vuoto, di informazione, o perlomeno ci prova, perché non è soltanto qualcosa così di, come lo possiamo chiamare, di storico, ricordare quello che fu tutta la pubblicistica di destra a partire dall'immediato dopoguerra, ma è anche la genesi della destra italiana, perché senza le riviste e i giornali di destra non ci sarebbe stata la possibilità di rimettere insieme i vinti che non volevano arrendersi. Questo fu il compito nell'immediato dopoguerra delle testate. Io ho a casa una lettera di mio padre, che appena tornato dalla prigionia in Africa, era stato preso prigioniero a El Alamein, e non essendo collaboratore ritornò nel 1946, ma ancora qualcuno era in prigionia nello stesso posto da parte degli inglesi, e lui scrisse una lettera che poi la persona mi ha rimandato quando mio padre è venuto a mancare, nella fine del 1946, inizio 1947, quindi appena qualche settimana dopo la nascita del Movimento Sociale Italiano. E in questa lettera scriveva: siamo tornati, non me la sto a fare lunga, descriveva il dramma, come lo viveva lui, da vinto, del popolo italiano, delle sue idee, e diceva però adesso ci stiamo riunendo, lui ci dava solo uno di questi giornali, attorno a Rivolta Ideale, che fu un po' il giornale che tirò le fila per la nascita del Movimento Sociale Italiano, perché nasca un nuovo movimento che possa ancora parlare agli italiani che amano la patria. Usava naturalmente un linguaggio che allora non sembrava per nulla aulico, era il linguaggio dei nostri padri, normale. E in quella lettera dava merito ai giornali, all'Asso di Bastoni, a tutti gli altri che come un fermento non solo culturale, ma qualcosa di più di un semplice fermento culturale, come una volontà di non scomparire. Animava tanti uomini che avevano certo perso in guerra la loro battaglia, ma non si erano arresi e non credevano che fossero vinte le loro idee. Ecco, senza questi giornali probabilmente non ce l'avrebbero fatta a mettersi in collegamento. Non c'erano i telefonini, non c'erano i social, c'erano persino pochi telefoni, altro che telefonini. Erano pochi che avevano il telefono in casa, altro che telefonini. C'erano questi giornali, in cui scrivevano, in cui leggevano, con i quali si mettevano in contatto, con i quali fecero nascere la prima formazione politica, dopo l'uomo qualunque, veramente, realmente, erede di un pensiero nazionale che via via si è sviluppato, con il dibattito che questa mostra, meglio di tante altre parole, illustra. Pensate, dentro l'elenco che avete fatto ci sono tutti, non tutti, ne manca qualcuno, penso a centrodestra di Pinuccio Tatarella e Ugo Martinat, che segnò proprio la nascita di Alleanza Nazionale dopo Destra Politica, che pure hai citato. Penso a qualche altro giornale, è inutile che sto a guardare, ma bastano quelli che sono indicati in questo indice, in questo riassunto, per farci capire quale sia stato il peso, la forza, l'influenza morale, prima ancora che culturale, di questa pubblicistica, che vale la pena non solo non dimenticare, ma onorare come assolutamente necessaria alla nostra esistenza di oggi. Grazie davvero per questa mostra. Grazie al senatore Ignazio La Russa. Lasciamo la parola alla vicepresidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati, l'onorevole Paola Frassinetti. Grazie. Io, visto che tante cose sono già state dette, cercherò di dare un taglio un po' personale a quella che è stata
a quello che è questa mostra che ho potuto visitare qualche minuto fa, perché vedendo tutte quelle riviste mi sono venuti in mente dei passaggi politici, esistenziali della mia militanza politica, e quindi la dividerei forse, per quanto mi riguarda, in due momenti. Cioè quello che era nei primi anni 70 per noi fiduciari d'istituto, per noi ragazzi che nelle scuole rischiavamo, ha avuto molta importanza al Candido di Pisanò, per esempio. Mi ricordo che andavo in classe, in quarta ginnasia, compravo tanti Candidi e poi li distribuivo ai miei compagni di classe sperando di poterli convincere, anche il Borghese in un certo periodo. Erano questi i giornali che circolavano nel nostro ambiente. Esatto. Dopodiché succede ovviamente sul finire degli anni 70 una rivoluzione interna che apre un mondo completamente diverso, ed è la generazione del 77 quella che vede entrare subito in campo giornali come La Voce della Fogna di Marco Tarchi. Quindi l'autoironia, cioè il militante che cerca di dire: sì, esco dalla Fogna, guardami che esco dal Tombino, ma questo non mi spaventa, anzi su questo fonderò la mia autoironia e la mia eresia. Quindi cominciarono a esserci dei giornali con un taglio molto eretico, dalla Voce della Fogna, ma poi io ricordo anche Dimensione Ambiente, che diede proprio uno scossone a tutto il nostro mondo. Diciamo che ogni settore della società civile, che prima era catalogato come sinistra, grazie a Rauti soprattutto, al mondo che gli stava intorno, si divampa in un'effervescenza, e quindi si parla di ambiente, c'è Dimensione Ambiente, si fa un movimento giovanile autoironico, colorato, perché noi non dobbiamo essere quelli, diciamo, sempre lì che vogliamo buttare giù i picchetti. No, noi vogliamo discutere, parlare di musica, entrare nella società. Questo è stato il grande merito dei dibattiti che poi si sono svolti in luoghi come Campo Hobbit, dove naturalmente tutte queste istanze si concretizzavano in un laboratorio a cielo aperto di effervescenza continua. Cioè io lo ricordo questo come un momento esaltante, perché si aspettava la rivista che usciva, e allora uno diceva: adesso voglio dare un taglio un po' più approfondito. C'era Elementi e c'era la Nuova Destra che dava degli spunti, anche se magari naturalmente poi nella vita di partito si continuavano a fare cose diverse, però c'era l'autocritica, il dibattito. Voglio parlare di ambiente, o Dimensione Ambiente, o diorama letterario, e così avanti. Quindi io penso che ogni momento della nostra vita politica avesse uno sbocco editoriale. Eoin mi ha fatto commuovere prima, perché mi ricordo con Stefania Paternò, che era la responsabile nazionale di Padova, iniziò proprio questo parlarsi tra noi ragazze, loro erano più grandi, però noi ragazze, noi studentesse dei licei, cosa diciamo, cosa rispondiamo alle femministe? E allora nasce questa rivista Eoin, la donna che combatte, la donna che combatte vicino all'uomo e non contro l'uomo. Quindi, insomma, veramente un mondo che sa dare delle risposte concrete ai propri coetanei, e che vuole sostanzialmente non essere reietto, brutto, staccato da tutto, ma inserito in una società come quella della fine degli anni 70, primi anni 80, che cercava di cambiare. Da qui ai giornali militanti del fronte della gioventù. Io personalmente ho visto due coppie di Fare Fronte sotto, che era il giornale del Fronte della Gioventù di Milano, che è stato un esperimento molto, molto importante. Addirittura si aspettava l'uscita di Fare Fronte, e ne parlarono giornali come Panorama e altri giornali di questo laboratorio, di questo evento, di questo giornale che un po' parlava di politica e un po' anche della città, di quello che succedeva, del costume. Quindi Morbillo, che era il giornale di Colleoppio, quindi tutto si poteva, anche si riusciva a declinare nell'attività militante di territorio. Quindi abbiamo due filoni, uno più,
più culturale, di alto livello, ma uno anche di buon livello, fatto proprio dai militanti, dai ragazzi del Fronte della Gioventù. Ci sono stati poi giornali che non ho visto, ma che meritano di essere citati, come Cuib, che io a Milano ho presentato con tuo papà, Isabella, che fu un giornale che non durò molto, ma di grande prospettiva, Proposta di Mennitti, che comunque aveva dei momenti di approfondimento molto, molto importanti. E quindi anche la nostra critica interna, i discorsi congressuali, potevano essere vissuti da giornali come Linea, per esempio, che ebbe, secondo me, all'inizio davvero una forza prorompente, perché fare un quindicinale in quelle condizioni, continuando a parlare di attualità, non era facile né da un punto di vista organizzativo, neanche da un punto di vista di diffusione. Erano ancora anni difficili in un certo senso, e Linea invece ebbe la capacità di essere un giornale così, così importante. Quindi questa, ti ringrazio Isa, è stata una mostra che oltre a riaprirci i cuori ha saputo anche dare la consapevolezza di quello che quel mondo è riuscito a fare, a interpretare e a lasciare dei segni tangibili. Ora ci sono i social e soprattutto c'è la televisione, che lancia dei messaggi sicuramente importanti, significativi e dirompenti, ma abbiamo delle riviste come grazie a Ecletica, grazie ad Amorese, questa rivista Storia, che è molto importante. Abbiamo, ne parlava Ignazio La Russa ieri in un convegno che abbiamo fatto sulle foibe, abbiamo per esempio Ferro Gallico, che mette sul mercato dei fumetti che sono molto visti, uno l'ultimo su Nino Benvenuti, che parla della sua esperienza di esule, ce n'è uno su Norma Cossetto, uno su Benito Mussolini durante la Prima Guerra Mondiale, e uno su Ramelli. Insomma, anche quella è un'esperienza molto, molto importante, molto seguita. Però, secondo me, l'editoria non dovrebbe mai essere abbandonata, perché da lì alla fine si esprime, si concretizza il pensiero. Chiudo dicendo che, prendendo spunto dall'intervento del professor Ungari, che giustamente dice che questi giornalini, questa attività non intaccava, non poteva intaccare la grande strategia del partito, però secondo me ha intaccato le mentalità a livello esistenziale, a livello di costume, e da lì non si è mai più potuti tornare indietro. Grazie. Grazie all'onorevole Frassinetti. Ora lasciamo la parola a Marcello De Angelis, che è stato direttore del Secolo d'Italia e di Area, nonché di mille altre iniziative editoriali. Mille mi sembra esagerato, no? Ma non è vero. Ma mille sono le storie. Sono le storie anche. Sì, anche sì. Mille. Il primo giornale io l'ho fatto a 15 anni, nel 1975. E io ho imparato che non bisogna prepararsi gli interventi quando si partecipa a degli incontri molto interessanti, perché tutto quanto quello che pensavi da dire poi va in secondo piano rispetto alla serie di stimoli interessanti, straordinari, degli interventi che ascolti prima di te. E quindi mi sono preso un po' di appunti, cercherò di non essere lungo e chiedo anzi il favore a Merlino, se vedi che io mi fai un anzitati. E vorrei partire dal titolo di questo convegno, perché il titolo di questo convegno racchiude magistralmente una fotografia storica che non appartiene solamente a noi, ma che effettivamente appartiene alla storia dei partiti politici, se vogliamo, alla politica. Perché stampa e propaganda era un'addizione che si trovava associata a ufficio, dipartimento, direzione in tutti quanti i partiti di massa, i quali partiti di massa non erano necessariamente i partiti che avevano delle masse, ma che avevano sostanzialmente un particolare tipo di organizzazione, che nel caso nostro, per esempio, la nostra storia si trova nell'MSI, come nel Partito Comunista, ma anche nel Partito Socialista, e anche in partiti più piccoli che in qualche maniera si ispiravano ai partiti di massa. Fa parte, diciamo, della sociologia del partito politico. L'unico testo
serio che sia mai stato scritto nella storia di sociologia del partito politico è uno studio di Roberto Michels pubblicato nel 1912, in cui già si parla dell'ufficio stampa e propaganda e si spiega perché ci deve essere l'ufficio stampa e propaganda. I partiti di massa, quindi dalla fine dell'Ottocento, ma in particolare all'inizio del Novecento, avevano una visione del mondo da generalmente radicale e rivoluzionaria da trasmettere. La trasmettere su territori vasti, senza mezzi di informazione, spesso anche mezzi di comunicazione, molto poveri, per cui la propaganda era la principale attività che si faceva come militanza politica, perché era il propagare l'esistenza del partito o di questa aggregazione, ma anche quali erano le risposte, quali erano le idee, quali erano le proposte che sostanzialmente si dovevano fare. E la stampa era l'unico strumento di questa propaganda. E non c'era la radio, non c'era la televisione, la radio è diventata più o meno diffusa negli anni 30 e tra l'altro grazie praticamente a regimi più o meno illuminati che ne hanno compreso la necessità e l'utilizzo. Sempre degli anni 30 è lo sviluppo dell'audiovisivo attraverso l'industria cinematografica, che anche in quel caso viene utilizzata da governi se non regimi, autoritari se non totalitari, ma quantomeno a loro modo rivoluzionari, che hanno capito da allora quanto importante fosse lo strumento dell'audiovisivo per dare una narrazione che potesse arrivare a tutti. Si sviluppa contemporaneamente nella Russia bolscevica, nella Germania nazionalsocialista, nell'Italia fascista e negli Stati Uniti del New Deal di Roosevelt, cioè tutti quanti quelli che veramente avevano cambiato approccio nei confronti della comunicazione con il popolo, utilizzano il cinema. Non solo film di propaganda, ma anche film che in realtà raccontano storie d'amore, raccontano storie personali e attraverso queste sostanzialmente danno una visione del mondo. Ora sembra un modello estremamente lontano, e in realtà però cioè il grande cambiamento dei mezzi di comunicazione è recentissimo. La televisione è degli anni 50. E negli anni 50, tra l'altro, era una televisione con un canale solo, in bianco e nero, e estremamente istituzionale. La propaganda, come si intendeva prima, si perde nel momento stesso in cui determinati partiti arrivano in una posizione in cui possono utilizzare gli strumenti di comunicazione di massa che non sono quelli del partito. Il primo partito probabilmente a perdere l'ufficio stampa e propaganda è il Partito Comunista, quando poi diventa PDS o quando diventa il partito sostanzialmente del sistema, il partito appunto dell'egemonia culturale, e abbandona in fin dei conti l'utilizzo dei i famosi manifesti Vota Partito Comunista, che poi riprende un pochino Rifondazione Comunista, perché oramai ha capito come utilizzare la televisione, come utilizzare il cinema, come utilizzare la musica e come utilizzare tutti quanti quegli strumenti che fanno dottrina, se vogliamo, che possono indottrinare la scuola ovviamente e l'università, senza necessariamente caratterizzarsi con un simbolo che è in qualche maniera discriminante. E, giustamente è stato rilevato da Ungari in particolare, credo, o forse anche da Pappalardo, la difficoltà di accettare per certi versi o di considerare sufficiente la descrizione di destra, il termine di destra, per indicare questo mondo estremamente dinamico e plurale più che variegato, che ha avuto moltissimo da dire e lo ha detto e lo ha scritto e l'ha manifestato oramai in quasi un secolo di storia, perché dal 45 adesso comunque i tempi sono stati estremamente lunghi. È vero, la destra effettivamente è un termine che male si applica alla destra italiana, ma come ci insegnavano i nostri padres, che non sono solamente in alcuni casi quelli biologici, ma io penso anche lo stesso De Felice, ma anche Gianno Accame, in realtà l'utilizzo difficile del termine destra in Italia nasce da un'anomalia particolare, che è un'anomalia tutta italiana, e cioè il fatto che nel momento in cui... Allora, la destra non esisteva in Italia, i liberali nella storia d'Italia sono scomparsi sostanzialmente con Giolitti. E il fascismo è stata una grande sintesi che ha preso elementi di sinistra e di destra e ha creato qualcosa di nuovo, ma soprattutto era un movimento che veniva da sinistra, assolutamente. Questo è una cosa che a livello storico, di studi storici, è oramai timbrata e vidimata e non si può dire differentemente da questo. Cosa succede nel dopoguerra? È che nessuno, nella necessità sostanzialmente di allontanarsi o quantomeno diciamo di avvicinarsi a quello che era considerato
considerato più lontano dal fascismo, vuole essere di destra. Quindi lo spazio della destra, che altrove è occupato dai conservatori, in Francia, Spagna, in Inghilterra, dai conservatori spesso confessionali, ma comunque legati comunque a un pensiero conservatore, legato alla monarchia e che poggia le sue radici praticamente in 100 o più anni di storia, in Italia non c'è. Perché la destra liberale, la destra tradizionalista, la destra conservativa, sparisce con il fascismo. Ma la destra è l'unico spazio praticamente che viene lasciato da occupare. Perché dalla democrazia, cioè la democrazia cristiana è un partito di centro che guarda a sinistra, e poi a sinistra della democrazia cristiana c'è tutto. Ci sono i liberali, i repubblicani, i socialisti, i socialdemocratici, fino ai comunisti. Quindi il Movimento Sociale Italiano, partito che nasce dall'esperienza fascista e quindi di sinistra, che già nel suo nome è di sinistra perché è un movimento sociale, che nel primo articolo del suo statuto propone la realizzazione dello Stato Nazionale del Lavoro, quindi un partito laburista, si trova a essere la destra e resta la destra fino almeno agli anni 90. Perché il termine destra, come diceva Giano Accame, era un eufemismo per dire fascista, quindi sostanzialmente era come non vedente per cieco e non udente per sollo. Quando cade il muro di Berlino effettivamente si apre la prospettiva di essere a destra o di essere quantomeno di centrodestra e di essere di non sinistra, e quindi si comincia a discutere di come deve essere declinata questa destra, se la destra deve essere liberale, se la destra deve essere conservatrice. Si tirano fuori tutta una serie di personaggi di riferimento che non sono italiani, quindi c'è la svolta thatcheriana, la svolta sciracchiana, la svolta asnariana, e ce ne sono sostanzialmente che si susseguono. Paradossalmente questo quando avviene? Avviene quando noi finalmente abbiamo accesso al governo, se non al potere, e ci poniamo noi stessi il problema di rendere, praticamente di inventarci una destra che sia accettabile agli altri, che sia plausibile per gli altri, quando poi invece in fin dei conti noi avevamo discusso tra di noi per 50 anni e, come diceva Morese, e in maniera estremamente plurale, che non era necessariamente conflittuale o eludendosi l'una con l'altra. La destra era plurale esattamente come, non mi ricordo chi l'aveva detto, come lo era il fascismo. L'aveva detto il professor Urbani. Sbaglio? Ungari, giusto. Mi sono levato gli occhiali. Mi li rimetto, Ungari. E, cioè, il fascismo era plurale, è stato presentato come un partito unico, un elemento monolitico, e di conseguenza si è dato per scontato che anche la destra che aveva preso il posto sostanzialmente, che era nato per il fascismo, potesse essere così, ma assolutamente così non è stato, in termini religiosi, in termini di morale pubblica, in termini di costume, se vogliamo. E giustamente ricordava La Russa questo elemento caratterizzante, se n'è andato, del borghese. Gianna Preda era un'amica di famiglia nostra, e di consenso ne avevamo la collezione continua e continuamente aggiornata del borghese. Io e mio fratello, quando avevamo 12 e 13 anni, sfogliavamo con grande soddisfazione, mio padre e mia madre, il borghese, ma in realtà non leggevamo, andavamo alle pagine centrali per vedere le donnine, non leggevamo, ma ci sono comunque rimasti come praticamente un elemento che poi noi abbiamo riscoperto dopo, cioè quando poi è passato sostanzialmente quel periodo, abbiamo riletto gli articoli di quelle riviste come di altre, che attenzione non erano riviste di nicchia. E c'è un elemento fondamentale che noi dobbiamo avere presente. La destra ha rappresentato una parte importante della storia nazionale e anche politica in termini di numeri. Già alle prime elezioni il Movimento Sociale Italiano prende 500.000 voti e poi si assesta sostanzialmente a un bacino di almeno 1 milione di voti che poi cresce. Quindi non è una minoranza, ma è comunque una parte della nazione che resta sempre ghettizzata. Vittima di un ostracismo, paradossalmente questo ostracismo è quello che dà il valore maggiore a quello che per esempio è stato esposto in questa mostra al patrimonio sostanzialmente di letteratura e di cultura che è rappresentato dalle nostre riviste, perché raccontano una storia, raccontano una vita e danno voce a una parte della nazione che è in tutti noi, anche in quelli che non la conoscono, ma che in realtà è stata conosciuta solamente da noi. E mi sembra questa volta fosse De Pasquale, che citando credo Raudi, aveva detto la maggior parte di quello che noi conosciamo del fascismo in realtà l'abbiamo letto sui libri degli antifascisti. In realtà noi, per un lungo periodo, anche quello che conosce della nostra stessa storia, negli anni 70 persino, lo leggevamo sui libri dei nostri avversari. E solo ritrovando tutto quanto questo grande tesoro di riviste e di giornali che noi leggiamo, quello che dicevamo noi del mondo e di noi stessi esattamente quando accadeva. E la sorpresa straordinaria è leggere
quanto attuali, anche a distanza di 50 anni, possono essere quegli articoli e quelle analisi. Se si legge L'Orologio, per esempio, una rivista sostanzialmente degli anni 60, si trovano delle analisi, per esempio anche delle analisi geopolitiche sul ruolo dell'Europa, sul ruolo dell'Italia, che sono attualissime. Abbiamo avuto questa esperienza con Amorese, giusto appunto, dando la pubblicazione di recente un libro su Giano Accame, e andando a ricercare gli articoli da pubblicare, quanto i temi trattati 10, 20, 30, addirittura 40 anni fa nelle nostre riviste siano attuali e le proposte siano attuali, e probabilmente sono attuali perché irrisolti i problemi. Devo smettere, arrivo a una conclusione. Io ho fatto il rappresentante istituzionale, ho fatto il senatore, ho fatto il deputato, quindi condivido una responsabilità di aver avuto l'opportunità di fare delle cose che poi a volte hanno prodotto dei risultati, a volte non le hanno prodotti. Ma non posso non costringere me stesso e tutti quanti voi a fare la riflessione che forse ci fa capire la differenza sostanziale a cui si faceva accenno prima tra propaganda, informazione e cultura, sul fatto che sostanzialmente noi ci ritroviamo ieri a aver fatto passi avanti enormi rispetto alla conoscenza della più grande tragedia moderna che il nostro popolo abbia patito, che è quella delle foibe, ma ritrovarsi sostanzialmente a essere ancora rappresentanti di una storia condivisa, comune, cioè comune ma che non è condivisa, che continua a essere considerata una storia nostra, una cosa di cui parliamo solamente noi. Io ho dei figli in età scolare che vanno alla scuola pubblica e assolutamente sulle foibe non gli è stato detto nulla. E senza assolutamente voler fare delle proporzioni, sono proporzioni sbagliate, il venerdì precedente, cioè a lunedì del 10 febbraio, a uno dei miei figli è stato fatto fare un tema sul 27 gennaio. Nulla da eccepire, se non per il fatto che era passato parecchio tempo, se ne era parlato, erano state fatte lezioni, visti i film, c'era stata una signora, non so se è proprio vissuta l'altra, che aveva incontrato i bambini, ma a me è sembrato esattamente proprio un tappo per non essere costretti poi neanche a affrontare il problema, cioè che ci fosse stato un genocidio che indipendentemente dai numeri, perché le sofferenze non si, e i crimini non si valutano sulle decine di migliaia, fermo restando che abbiamo sentito in televisione ieri una storica, non so se sedicente o altro, che viene portata in giro ovunque, che ha parlato di decine di vittime, e c'è stato un intervistatore che ha detto, voleva dire decine di migliaia? No, alcune decine, quella del convegno dell'AMPI. Dobbiamo interrogarci, proprio adesso perché io ritengo... è una previsione abbastanza scontata, che a breve noi ritorneremo nuovamente al governo, sul perché noi siamo stati al governo 3 volte dalla caduta del muro di Berlino e sostanzialmente nel momento stesso che noi non siamo stati più al governo, la percezione della nostra esistenza, del nostro diritto a essere parte di questo popolo, della nostra storia che è una storia oramai quasi secolare e che, come diceva Amorese, è stata raccontata da firme eccellenti, da personaggi di indubbia moralità e di indubbia statura, continua a essere l'elemento, anche in termini di verità storica, su cui noi dobbiamo ricominciare da capo. Cosa non abbiamo fatto? Dove abbiamo sbagliato? Perché le scuole elementari, le scuole medie sono ancora sotto il controllo degli infoibatori? Perché in Italia al governo, al potere, ci sono ancora infoibatori? Cosa non abbiamo fatto prima e cosa invece dovremo fare tra breve, 1 anno, 2 anni, perché loro resteranno attaccati alla poltrona, quando avremo per l'ennesima volta una nostra occasione. Una nostra occasione che, attenzione, ci viene concessa, ce lo dobbiamo ricordare tutti, da chi ha fatto il lavoro invece di consolidamento culturale. La cultura è, come una fortunata espressione di Marcello Veneziani, un incrocio tra coltivazione e culto. Mentre si faceva propaganda, giusta, perché si deve fare, un partito quello deve fare, e informazione, dibattito, tribune elettorali, spesso dovendo rinunciare a alcune istanze o dovendo moderare alcune posizioni perché è necessario per la politica,
Si sono perse delle battaglie, si sono perse delle occasioni, si è dovuto ricominciare da capo e si è potuto ricominciare da capo quasi con gli stessi numeri, con quello stesso 10%, 11%, che presto sarà il 12% e secondo me può essere il 15%, perché parallelamente c'è stato un lavoro culturale di centinaia e migliaia di persone che attraverso riviste, attraverso libri, hanno continuato a ricordare esattamente, senza moderazione e senza mezze parole, chi siamo e chi siamo sempre stati. È per quello che noi, come la Fenice, cambiando magari i nomi ai partiti e attraverso delle crisi catastrofiche, continuiamo a rinascere e continuiamo a ritornare a occupare il nostro posto, è perché c'è veramente un'identità, c'è veramente un'anima che ritroviamo in questi giornali e in questi libri. Continuiamo a farli, continuiamo a scriverli. Devo concludere, posso dire un'ultima cosa? Ultima. Ultimissima. 6 mesi fa stavo correggendo questo libro che è uscito grazie a Eclettica Suggiano Accame. Mio figlio mi fa le poste perché vuole il mio computer per giocare ai videogiochi, quello di 11 anni, io ce n'ho vari, quello di 11 anni. E mi veniva sempre prima e mi diceva: papà, che cosa stai facendo? Sto correggendo un libro. Uno nuovo? No, è quello che correggevo prima. Ma sempre lo stesso? Sì, ma sono 6 mesi che tu correggi sempre lo stesso libro. Ho detto: papà, di la verità, è un anno che lo scrivo, quindi è normale che uno lo corregga. Ma non vale la pena buttare un anno per scrivere un libro. In questi 6 mesi potevi aver scritto 600 post su Facebook e avevi scritto tutto quanto, c'ha ragione, tutto quanto che volevi, avevi raggiunto molte più persone di quanti leggeranno questo libro. Cosa che mi ha messo leggermente in crisi perché volevo una risposta e dopodiché la risposta me la sono ricordata qual è. Dico: questo libro io te lo metto, adesso a te non te ne frega niente di quello che sto scrivendo e quello che io ho da dire. Io questo libro te lo metto in libreria, tra 10 anni, tra 20 anni, tra 30 anni, quando io probabilmente non ci sono più, quando tu vai a spolverare, cioè questo libro te lo ritrovi, ti ricorderai quanto ci ho messo io di tempo e quanta passione, ti chiederai perché io ho buttato un anno e mezzo per scrivere questo libro, e ti ricorderai praticamente quello che io in quel momento non ti ho potuto dire e non ti ho potuto fare capire, e leggerai questo libro per come io l'avevo scritto, come se l'avessi scritto per te. Grazie a Marcello De Angelis, salutiamo il senatore La Pietra. E salutiamo ad Alberto Baldoni, che è un'altra delle anime dell'editoria di destra, e lasciamo la parola all'onorevole Federico Mondicone. La prima notizia è che non sono Ignazio La Russa. Grazie davvero a Isabella Rauti. Quando mi ha parlato di questo progetto io sono rimasto un attimo sorpreso, perché fa parte dell'intuizione, della capacità di Isabella, lo dico senza piaggeria, di sembrare come tutti noi assorbita dall'attualità, dalla cronaca, dall'aggiornare Instagram e Facebook sulle attività che facciamo in aula, che anche quello è un tipo di informazione importante, informazione veloce, informazione istantanea, riprendendo l'ultima chiusura di Marcello, che condivido e che trovo molto lirica e molto poetica. Diverso è poi avere il pensiero lungo, il pensiero strategico. E quando mi ha presentato questa iniziativa qui al Senato, in uno delle due, insomma, del ramo del Parlamento, con un valore istituzionale enorme, questa iniziativa è importante proprio per il pensiero lungo, perché rimane agli atti, la famosa frase idiomatica di rimanere agli atti. E quindi non posso, in questo ringraziamento sincero, non sottolineare anche il coraggio intellettuale del direttore De Pasquale, che ha fatto questo lavoro, e non solo sui giornali, sulle riviste, e non solo con affiancato al Centro Studi Pino Rauti, ma lo ha fatto su tanti altri autori, sul Novecento. Andate a visitare la Biblioteca Nazionale, ci troverete una galleria del Novecento meravigliosa, con gli oggetti degli scrittori del Novecento, di tutti gli scrittori del Novecento, in una sorta di percorso della ricucitura della memoria storica letteraria dell'Italia. E troverete appunto i libri, i pennini, tutti, anche la panchina dove Saba si sedeva
ricostruita a vedere il porto di Trieste. C'era un mondo nella Biblioteca Nazionale e credo che da questa sensibilità, da questa capacità del dottore De Pasquale, di Isabella Rauti, siamo riusciti ad avere un diorama, per citare una rivista che non c'è nell'elenco ma che sicuramente fa parte della storia come tante altre, ma non è un peccato d'omissione assolutamente. Io penso che questo, come appunto diceva anche Isabella, sia un po' l'inizio di un percorso di ricostruzione della memoria, perché la parola scritta a noi oggi sembra superata, ma io ancora ricordo, sempre per ricollegarmi a quello che diceva Marcello, ancora ricordo la sede del Secolo di Via Milano, ancora ricordo le cassette di legno con i caratteri in piombo. Io avevo 10 anni, mio padre mi ci portava perché non sapeva dove lasciarmi probabilmente, però talvolta mi portava anche in posti più pericolosi, dove forse era meglio non portare un bambino di 10 anni. Però in questi io ricordo l'odore dell'inchiostro e tanti altri ricordi, quando le riviste venivano composte a mano. A ogni pagina, quando sbagliavi, non c'era il computer, non c'era il Macintosh, per cui bastava correggere e spostare, rifare, riquadrare. No, dovevi rifare, togliere la riga, rifare i caratteri, rimettere i piombi, ripiombare la cassetta. E quello però ti dava proprio il senso dell'importanza della pagina, dell'articolo scritto. Se poi a scrivere quegli articoli erano persone che difendevano quello che scrivevano fisicamente, nelle strade, con la vita e anche rischiando per quelle idee, capite bene l'importanza di quelle riviste e di tutte le riviste citate nel catalogo. Io parlo dell'esperienza personale, parlo di quello che ho vissuto e parlo di queste cataste di linea che attraverso le quali io da ragazzino un po' infelice, non leggendo Topolino, leggevo le recensioni su Topolino, su Linea, perché aveva avuto quel giornale la capacità di capire, e questo ovviamente è un riconoscimento anche a Pino Rauti, di capire che la quotidianità, la realtà culturale andava vista attraverso il caleidoscopio non dell'ideologia, non soltanto dell'ideologia, ma attraverso la cultura, il costume. Si parlava di costume su una rivista politica che era a destra, poi era molto raro, ma c'erano tante altre riviste altrettanto degne e importanti. E questo è il segno di cui andare più fieri, cioè la capacità di questa comunità politica. Io non condivido molto l'intervento del direttore della Biblioteca del Senato, che rispetto, ma perché è troppo ideologico. Qui non c'è solo l'ideologia, qui c'è una visione del mondo che era, come diceva De Angelis, la visione di un polo escluso, come dice Ignazzi, come ha detto anche Tarchi, che ne ha fatto parte e poi se ne è distaccato. Ma erano riviste meravigliose, Trasgressioni, Diorama, Linea e tutte le altre, come diceva anche Amorese, che ringrazio perché poi qui siamo tutti figli di o fratelli di. E quindi anche questo ha un significato, è una comunità che si è mantenuta nei momenti più difficili grazie ai nostri padri, ai nostri fratelli maggiori, e che ha avuto il coraggio delle proprie idee quando affermarle, quando scriverle, quando comporre quelle pagine voleva dire appunto rischiare. Poi ci sono stati gli anni 80, quando la comunità appunto militante del Fronte della Gioventù, tutte le organizzazioni giovanili, capì che bisognava uscire dalla contrapposizione. Lo fece, e in questa piccola storia ho avuto l'orgoglio di avere una parte anche io, lo fece con l'ironia, con la satira. Noi eravamo cresciuti, avevamo sfogliato La Voce della Fogna, che era un giornale geniale perché usava l'odio dell'avversario contro gli avversari stessi, e quindi i topi di Fogna diventavano fumetti. E con storie incredibili, divertenti, anche ovviamente con il lessico di quel periodo, un lessico duro, anche nella satira comunque di contrapposizione. E poi noi disorientammo la comunità editoriale con Morbillo,
Io ancora ricordo, siamo ancora alle pagine composte, non più con i caratteri tipografici, ma con i letraset, questi trasferibili giganti. Passavo le notti negli uffici di Sant'Alfonso a comporre le pagine e a colorare le chiazze di Morbillo insieme a Rampelli, che bisogna riconoscerglielo, ne fu l'ideatore e il fondatore. Quando lo lanciammo, pubblicammo le mascette sul Manifesto, dicendo: è uscito il Morbillo, lasciatevi contagiare. E il Manifesto, con autoironia, disse: ci siamo lasciati contagiare, ma non comprate il Morbillo perché è un giornale di destra. Lo sforzo per mandarlo in edicola, lo sforzo per distribuirlo in maniera militante, come tutte le riviste. Io avevo 10 anni quando, senza consapevolezza, all'Adriano distribuivo Linea, o distribuivo gli altri, oppure Il Secolo. Cioè, c'era una mobilitazione per far diffondere, per far leggere, per far conoscere le proprie idee. E all'interno della comunità del movimento sociale, della destra nazionale, c'erano più riviste che componenti, perché ognuno eravamo talmente liberali. E questo mondo ha insegnato il pluralismo alla sinistra e alla nazione, perché all'interno del movimento sociale non c'era una visione autoritaria. C'era magari una gestione anche ferma, autorevole, di Almirante, che era comunque riconosciuto come leader indiscusso. C'era Pino Rauti, che era il prefiguratore, la persona, il visionario, la capacità di intercettare temi, di anticiparli, di analizzarli e di farli diventare e restare attuali ancora oggi. E questa comunità avevano appunto la capacità di insegnare il pluralismo alla sinistra. C'erano riviste su ogni corrente e sottocorrente, che poi diventavano mozioni politiche, che poi diventavano congressi, che poi magari diventavano anche sedie che volavano, ma c'era la passione dietro a questa visione. Per cui questa mostra è importante per tantissimi motivi. Tra questi, il primo principale è quello del pensiero lungo, quello che diceva Marcello, che io è un concetto che condivido, è il motivo per cui nell'agire politico mi sono sempre dato l'obbligo di testimoniare quello che facciamo al governo della capitale d'Italia, a cui ho avuto l'onore di partecipare, o al governo della nazione, dove speriamo di tornare presto. Bisogna testimoniare, bisogna raccontare, bisogna scrivere quello che poi è la coda lunga di un pensiero che deve essere appunto un pensiero lungo. Non si può vivere soltanto della politica istantanea. Tutti noi veniamo dai social, io ho fatto parte e ho rappresentato dipartimenti stampa e propaganda a tutti i livelli, da quelli più giovanili, nazionali, a quelli di partito, Alleanza Nazionale, il MIS, Alleanza Nazionale e poi Fratelli d'Italia per molti anni. Ma quella è l'esigenza immediata, quella è la politica istantanea che ci deve essere, e il digital offre grandi opportunità. Voi pensate che la pagina di Giorgia Meloni ha 1.300.000 follower veri, certificati, e per cui fa più ascolto magari del TG3 quando c'è una diretta o quando c'è un riverbero social di qualche dichiarazione. Ma poi bisogna fare i libri, bisogna testimoniare, e per dare modo a chi verrà dopo, a chi avrà la possibilità di vivere, mi viene in mente un racconto di Borges, e concludo, su Funes o della memoria, di quest'uomo che aveva un dono, ma era un dono talmente pericoloso che doveva vivere in una stanza buia, perché quest'uomo, dentro quella stanza buia, se non fosse vissuto al buio, avrebbe ricordato tutto. Ogni movimento delle foglie, ogni movimento delle nuvole, ogni movimento di ogni istante. E quindi più che un dono diventava una maledizione. Ecco, noi dobbiamo essere come Funes, dobbiamo ricordare tutto, perché ogni azione, ogni idea deve diventare azione, ma soprattutto deve diventare pensiero lungo. Vi ringrazio. Grazie all'onorevole Federico Mollicone. Salutiamo un'altra delle anime dell'Izzoria, e non soltanto, e del pensiero di destra, Nazareno Mollicone, e il senatore Franco Zaffini. Prima di lasciare la parola all'intervento della senatrice Rauti, mi tocca dirvi che
i senatori Adolfo Urso e Antonio Iannone non sono potuti intervenire perché in questo momento hanno necessità di essere in aula lì al Senato, e il direttore del Secolo Francesco Storace perché ammalato, capita. E prima di lasciare la parola alla senatrice Rauti, ideatrice di tutto questo, una sola puntualizzazione. È stato citato più volte il tema dell'egemonia culturale, il tema della produzione culturale collegata alla diffusione di una verità, per esempio a quella, il tema delle foibe, però in tutte le critiche che giustamente si possono fare, mi piace sottolineare che la Regione Veneto lunedì e la Regione Piemonte oggi hanno annunciato di aver cominciato a distribuire un fumetto dedicato alle foibe, si chiama Foiba Rossa, dedicato a Norma Cossetto, in tutte le scuole delle loro regioni. Così si fa cultura. Chi è lo sceneggiatore di questo fumetto? Sarei io, però non volevo dirlo da solo. Lo dico io. Grazie. E lascio la parola per l'ultimo intervento, ma soprattutto per ricevere i meritati applausi, alla senatrice Isabella Rauti. Per fortuna ho già parlato all'inaugurazione della mostra, nel frattempo l'effetto della medicina è svanito e io sono devastata, come vedete, dal raffreddore, quindi mi scuso se non farò un intervento conclusivo. Ci avrei tenuto naturalmente dopo tutto il lavoro profuso, ma l'importante è che ci sia questa mostra e ci sia stato questo convegno. La mostra, tra l'altro, voglio dirlo per chi non l'ha vista oggi o per altri, rimane aperta fino a lunedì prossimo, può essere visitata tutti i giorni, ingresso libero, orario continuato, tranne sabato, metà giornata. E mi piacerebbe che si passasse voce di questa mostra, perché è vero che tutto rimane agli atti, è vero che faremo gli atti di questo convegno e quindi non è un granello di sabbia che poi viene il mare e si porta via, resterà, però ci terrei che venisse visitata. Ci tengo perché questa mostra, che nasce, che l'abbiamo detto, dal mettere insieme quanto è contenuto nella Biblioteca del Senato, della Camera, la Nazionale, e con un contributo, diciamo, dal punto di vista quantitativo modesto da parte della fondazione, della casa editrice Eclettica e del nascente centro studi Beppe Nicolai e del centro studi Pino Rauti. Io ringrazio tutti coloro che hanno consentito la realizzazione di questa mostra, ringrazio tutti coloro che sono intervenuti oggi come relatori, ma anche l'attenzione di questa platea, siamo qui dalle 4, diciamo, la trovo veramente gratificante. Questa mostra è importante perché è stata concepita dentro una sede istituzionale con materiali custoditi in biblioteche istituzionali. Io avrei potuto, ma magari lo faremo in un'altra circostanza, chiedere ai molti che conosco, siamo un po' tutti dei collezionisti privati dei materiali della nostra storia, avrei potuto chiedere dammi quello, mettiamo insieme quell'altro, magari lo faremo in un altro contesto. No, io non ho voluto, io ho voluto proporre, e ringrazio la Commissione Biblioteca che ha accettato, ho voluto proporre un altro progetto, cioè ovvero quello che c'è sulla destra all'interno delle biblioteche istituzionali. E è venuto fuori una storia che, anche per chi ha vissuto alcuni decenni, anche in modo intenso, comunque ha riservato delle sorprese. Perché noi abbiamo dato intanto un percorso cronologico, poi abbiamo aggiunto 4 teche tematiche sui giovani, sulle donne, sulla pubblicistica elettorale e sulla satira. Però noi abbiamo individuato 50 anni, ovvero da quando nasce il movimento sociale, in realtà abbiamo cominciato dal 1945, fino al 1995, che è un arco di storia molto lungo, molto articolato evidentemente, molto più denso di 5 decenni, però abbiamo dato un termine temporale di fine 1995 perché poi si esaurisce l'esperienza del movimento sociale, nasce Alleanza Nazionale e ci sono tante diaspore del mondo della destra, e poi in realtà si arriva fino ai giorni nostri.
Questa è un'altra storia e la racconteremo, evidentemente, sono altri 25 anni di storia da raccontare. Ma io voglio tornare ai 50 che per ora abbiamo messo in mostra e ricostruito. Lo abbiamo fatto perché in realtà abbiamo scelto due canali paralleli, che non è detto che si incontrino. Uno è l'editoria, l'altro è la propaganda. Per editoria intendiamo tutta quella produzione di testate, che vengono definite, diciamo, genericamente di pensiero anticomunista, quelle che noi abbiamo selezionato. Personalmente non condivido la definizione usata da molti, la categoria anche utilizzata l'altro giorno sul giornale, di riviste neofasciste, su questo ci sarebbe molto da discutere. Per me rientrano in testate di pensiero, di orientamento anticomunista, con critiche sicuramente al sistema, alla partitocrazia, anche al sistema democratico, ma non sono, a mio avviso, testate che noi possiamo relegare nella categoria di neofascismo. Lo dimostra il fatto che quando la MSI nasce, nel dicembre del 1946, immediatamente si fa riferimento a una testata già precedente, che è in mostra, peraltro, Rivolta Ideale, e si racconta della nascita del movimento sociale, si lancia un appello attraverso quella giornata. Poi c'è il filone della propaganda. Per propaganda si intende quello che viene prodotto dal partito in termini, appunto, di divulgazione, quindi editoria e propaganda. Le abbiamo messe insieme perché l'intreccio è continuo, ma sono, come dire, è vero che si intrecciano, ma si possono individuare due colori diversi tra la trama e l'ordito di questa lunga, lunga storia. Un altro motivo per cui abbiamo scelto come termine cronologico il 1995, non solo perché poi nasce l'Alleanza Nazionale, ma perché nel frattempo cambiano molte cose. C'è la crisi delle ideologie, c'è il superamento delle categorie di destra e di sinistra, quindi dovevamo darci un limite cronologico di esaurimento, diciamo, di una esperienza, che però, attenzione, non è esaurimento dal punto di vista culturale e intellettuale. Quello che colpisce, e veramente questo non è un giudizio di parte, credo che dovrebbe essere un giudizio oggettivo da chiunque si avvicini all'editoria, alla propaganda della destra, senza appunto un pregiudizio e si formi un'opinione sulla base della conoscenza. Quello che stupisce davvero è la enorme, enorme vivacità, prolificità, dinamismo di questo mondo. Cioè un mondo che paradossalmente, quando poi è arrivato magari ad avere anche posizioni di governo, posizioni di potere o anche maggior agio soltanto di vivibilità politica, magari ha prodotto forse anche qualcosa di meno. Ma nei momenti e nei decenni più bui, cioè quelli degli anni di piombo, quelli veramente anche dell'agibilità politica limitata, quelli in cui la destra veniva ghettizzata, quelli in cui anche il consenso elettorale non era, come dire, di grande soddisfazione, di grandi numeri, quello in cui i nostri giovani non potevano andare a scuola con i nostri giornali sotto al braccio, ecco, mentre succedeva tutto questo, si scriveva, si studiava, si approfondiva, si raccontava, si individuavano temi di enorme attualità, di avanguardia, temi che poi diventeranno di emergenza, quindi visti prima, affrontati, anche nello scenario internazionale, posizionamenti e poi tante anime della destra, quella destra plurale di cui si parlava prima. Perché c'è una destra conservatrice, c'è una destra liberale, c'è una destra radicale, c'era e c'è una destra sociale, c'è una destra nazional popolare, potrei continuare, ma tutto questo non importa, nel senso che ci dimostra soltanto che c'erano tante anime che avevano però in comune, perché questo è il vero discrimine, nella visione del mondo, nel sistema dei valori. Perché noi possiamo anche accanirci sulle categorie ancora oggi di destra e di sinistra, se sono ottocentesche, superate, esaurite e vuote, o se convenzionalmente le possiamo riproporre per impostare i termini della dialettica politica. Non voglio aprire adesso qui il dibattito. Possiamo interrogarci su questo. Certo è che tutto questo mondo di destra plurale
ha dibattuto, si è confrontato, ma soprattutto in una condizione di minoranza ha prodotto come se fosse una maggioranza, in una condizione, diciamo, di marginalizzazione, ha lanciato la sua sfida all'egemonia della cultura progressista. Questo rappresenta uno sforzo che è veramente il nano contro il gigante, ma quella distanza è stata annullata da questa potenza intellettuale enorme. Una potenza intellettuale anche in riviste che magari io posso non condividere e non ho condiviso, ma che comunque fanno parte di un patrimonio culturale ricchissimo, poco noto e poco indagato. E allora, vedete, quello che emerge però, c'è un racconto di questi cinque decenni, in tutte le sue fasi anche diverse, talune anche contraddittorie, che non passa soltanto attraverso la propaganda di partito, attenzione, ma passa attraverso l'altro filone, cioè quella produzione editoriale, perché c'è una visione ideologica, dicevo, c'è una identità definita, attenzione, un'identità definita non come realtà statica, ma come realtà dinamica, ma pur sempre comunque identità. C'è anche, come dire, un continuo contrappunto tra il partito e la politica, tra le idee con la tessera e il fermento culturale, tra le strutture di partito, l'apparato che dice delle cose e le iniziative parallele e metapolitiche che una parte di questo mondo della destra, in particolare quello di area rautiana, ma non solo, ha messo in campo. Tutto questo coesisteva. Ognuno aveva le sue appartenenze, ma oggi questo non ha importanza. Io oggi lo guardo e dico che non c'era nostalgismo, e dico che non c'era torcicollo, e dico che c'era intuizione, sintesi politica, visione di prospettiva. Dai temi dell'ambiente, manca purtroppo in mostra molto da questo punto di vista, da fare verde a dimensione ambiente, la sensibilità della destra rispetto alla tematica ambientale ha preceduto tutti gli altri. La sensibilità della destra rispetto alle tematiche femminili affrontate senza una visione femminista, antagonista e di opposizione tra i due sessi. E ancora le questioni, diciamo, di politica internazionale. Talvolta magari sono stati giovani che hanno imposto al partito alcuni argomenti, magari il fronte della gioventù, talvolta eretico, è riuscito a imporre al partito taluni temi, comunque sempre di attualità e di visione. Quindi creatività, dinamismo, vivacità, capacità anche di scrivere pensando al futuro come se non si fosse in quel momento in un angolo della politica. E questo che mi continua a colpire, benché io l'abbia vissuto come la maggior parte dei presenti in termini anche personali, Federico raccontava dei suoi pomeriggi a Milano, io ricordo quando feci sempre via Milano il primo Menabò del primo numero di Linea, ero una ragazzina e mi dissero vieni qui, ti insegniamo come si fa un Menabò, cioè entrare poi diciamo nei sottoscala dei giornali, nelle tipografie, aveva un effetto esaltante. Ecco, vedete, quella, per esempio Linea è uscito dal 1979 al 1981 con continuità, sia pure in varie forme, a un certo punto è diventato anche quotidiano in edicola e la stessa testata poi è uscita in, diciamo, anche in condizioni diverse fino al 2011. Quindi se dovessi mettere in fila dovrei dire 1979-2011. Il Secolo d'Italia, che non nasce come organo del movimento sociale, questo lo diventerà nel 1963 e poi accompagna la storia del partito. Allora vedete, tutto questo per dire che dietro ogni testata c'era anche una comunità umana, c'era un gruppo che cercava le sue forme espressive. Nel tentativo, nello sforzo, non sempre riuscito ma non per colpa nostra, di spezzare lo steccato, di andare oltre il muro, di parlare alla pubblica opinione, di farsi riconoscere e capire. Quello che più ci ha pesato e continua a pesarci è stato il pregiudizio, perché purtroppo il pregiudizio ha sempre voluto relegare o liquidare la cultura della destra come inesistente, minoritaria, marginale, rozza e arretrata,
oppure a chi l'ha presa, come dire, l'ha considerata come un veleno pericoloso, è una citazione quella che faccio. Tra questi due estremi, di negazione dall'altra e di equivoco dall'altra, c'è in mezzo la verità. La verità ci dice, e la mostra è un tentativo di ricostruire questo, la verità ci dice che c'era una cultura di destra, che si confrontava con l'attualità, che sapeva pensare, rispondere e scrivere, che attraverso per esempio l'esperienza dei campi Hobbit ha salvato i suoi giovani da derive pericolose, che ha saputo tenere insieme tutte queste anime. E soprattutto la domanda è: noi vogliamo solo storicizzare tutto questo, che già sarebbe comunque un merito, perché, ripetiamo, il pregiudizio ha ucciso la capacità di questa cultura di dialogare con l'opinione pubblica. Noi non vogliamo storicizzare, certamente storicizzare nel senso di ricostruire con uno storytelling, ma la domanda è, per chi fa politica e non ha mai smesso di farla, è portarsi appresso qualcosa di tutto questo, altrimenti non avrebbe avuto senso essersi così sforzati allora con i padri dei nostri padri. Io penso questo, e veramente concludo, tante cose avrei voluto dirvi, ma intanto è tardi, molto è stato detto anche meglio di me e il raffreddore mi stupidisce, tra l'altro. Quindi io penso però questo, intanto noi stiamo lavorando ad un progetto, che è un progetto che mette insieme centri studi e fondazioni di questo mondo, e ce ne sono tante, e li vorremmo mettere tutti insieme, abbiamo anche cominciato a farlo attraverso il manifesto della cultura identitaria. Vorremmo unire a questi centri studi e fondazioni le nostre testate, le nostre case editrici, cioè quelle realtà vive oggi e non ammalate di torcicollo, metterle insieme e anche studiare l'eredità culturale che abbiamo appunto avuto, perché io penso che se si mira e comunque si studia, si lavora per una prospettiva di governo, significa governare significa dare delle risposte a delle esigenze in base alla propria visione della vita e del mondo. E allora serve per arrivare lì dove si decide, oltre la consapevolezza, la correttezza e un sistema di valori, serve anche un approccio intellettuale e culturale. E allora io penso che se si vuole disegnare il futuro, ci vuole quel pensiero lungo che abbiamo detto tutti, ma ci vuole anche che il pensiero lungo recuperi nel modo migliore le sue radici e le sue identità profonde. Altrimenti è un pensiero lungo, ma non è in grado di replicarsi. Se il pensiero lungo recupera le radici e le identità, sia pure in alcune contraddizioni, può fare sistema, può fare ordine e può veramente dare risposte a reali bisogni. Grazie. Grazie a tutti. Quello, certo.